penso che davanti a queste tragedie così grandi bisogna avere anche il coraggio di superarle, perché non è facile la morte del gallo. E per superarle, secondo me, a volte bisognerebbe berci un po' sopra. Tu cosa ne pensi? Sì, possiamo berci i due vini che hanno fatto la storia planetaria della gastronomia, un vino francese e un vino italiano. Magari un po' di Barbera e un po' di champagne. Giorgio Gallo. Triste col suo bicchiere di Barbera, senza amore al tavolo di un bar. Il suo vicino in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi 3 ore, venga che uniamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare coi nostri vini il nostro triste amore. Barbera e champagne, stasera beviamo per colpa del mio amor, barapapà, per colpa del tuo amor, barapapà, ai nostri dolor insieme brindiamo col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne. Come eran tristi e soli quella sera, senza le donne al tavolo di un bar. Lungo Fanfani Moro e giù Barbera, Gianni Rivera Mau e giù Champagne. Guardi, stia attento, lei mi sta offendendo. Quella, come ti scaldi, ma va là. Vieni, balliamo insieme questo tango, balliamo insieme per dimenticare. Barbera e Champagne, stasera beviamo per colpa del mio amor, parapapà, per colpa del tuo amor, parapapà, ai nostri dolor insieme brindiamo col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne. Colpa di quel barista che è un cretino, ci hanno cacciato fuori anche dal bar. Guarda, non lo sapevo, è già mattino, si è fatto tardi, ormai bisogna andare. Giusto, però vorrei vederla ancora, io sono direttore all'onestà. Molto piacere, vede, io per ora sono disoccupato, ma chissà. Barbera e champagne, stasera beviamo per colpa del mio amor, parapapà, per colpa del tuo amor, parapapà, ai nostri dolor insieme brindiamo col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne. Io direi che abbiamo scoperto un Raspelli veramente inedito, canterino, gioioso, che solo qui al Salone del Libro si possono trovare delle magie tra un grandissimo pianista come Max Giusio, che farei un grande applauso. Ecco, Edoardo, da giornalista, che titolo daresti a un momento come questo? È più bravo in televisione. Signori, grazie ancora di cuore, penso che abbiamo passato un momento di grande gioia, di grande felicità. Ringraziamo con un grande applauso Edoardo Raspelli, ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti, un altro grande applauso a Max Giusio e grazie ancora di tutti. Buona continuazione e buon salone. Grazie.